Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG del sabato sera. Sono 16.308 i nuovi contagi Covid-19 oggi in Italia, secondo quanto riporta il consueto bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile Nazionale. Ben 176.185 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con 553 morti registrati. Calano di 35 unità i ricoveri in terapia intensiva e si registrano 405 ricoverati in meno rispetto a ieri. Scende al 9,2% il tasso di positività. Intanto oggi si è registrata una grande folla nelle regioni in zona gialla, come la Lombardia, con Milano presa d'assalto per lo shopping natalizio. In corso Buenos Aires, tradizionale via delle compere, si cammina a passo d'uomo sui marciapiedi, mentre già nel pomeriggio il traffico appare congestionato come in un weekend prima dell'era Covid. Nuovo bollettino dell'unità di crisi regionale sui casi positivi di Covid anche per la Campania. Il numero cresce di 949 unità, di cui asintomatici 885 e sintomatici 64. I tamponi del giorno sono 15.739 per un totale positivi di 179.677. I deceduti sono invece 32, dei quali 7 nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri, per un totale deceduti di 2.560. I guariti sono invece 1.424 per un totale di 92.927. Il report posti letto su base regionale indica 656 posti di terapia intensiva disponibili e 122 occupati. Posti letto di degenza disponibili 3.160 ed occupati 1.598, sempre tra posti letto Covid, tra offerta pubblica e privata. L'unità di crisi della Regione Campania, riunitasi questa mattina, ha confermato per la Regione le limitazioni già in vigore con la zona arancione. Nell'ordinanza per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre, quindi domani, e fino al 23 dicembre, sono state confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto delle disposizioni statali nonché regionali, quindi niente zona gialla. Divieto per i bar e anche gli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Per tutto l'arco della giornata divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche aperte al pubblico, ivi comprese ville e parchi comunali. Per tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di misurazione della temperatura agli avventori all'ingresso dei locali e inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5. Raccomandazione ai comuni e altre autorità competenti ovviamente di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti e anche della cosiddetta movida, laddove è necessario prendere provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Proprio in seguito a queste ordinanze i ristoratori di Napoli non ce la fanno più e questa volta rischiano davvero il fallimento. Una grande rappresentanza è scesa in strada a protestare dopo l'ordinanza di De Luca che ha lasciato invariata la situazione delle restrizioni in Campania. Alcune decine di commercianti si sono infatti riversati sul lungomare e hanno bloccato il traffico. Sul posto oggi pomeriggio sono arrivati subito carabinieri e polizia. Il blocco delle auto è all'altezza della colonna spezzata. Con l'ordinanza di De Luca che lascia la Campania praticamente in zona arancione, sono saltati infatti i 3 giorni di apertura per ristoranti e bar che intanto speravano di ottenere un minimo di ossigeno per la loro attività e avevano già ordinato merce e richiamato il personale. Si è creato un caos totale, dichiara Vincenzo Schiavo, il presidente di Confesercenti Campania. I ristoratori appena stamane avevano saputo dal governo che la Campania sarebbe tornata a essere zona gialla, con possibilità quindi da domani di riapertura a pranzo. E invece oggi pomeriggio la regione si sveglia e ci fa tornare arancioni. È una tempistica inaccettabile che non tiene assolutamente conto delle esigenze e delle modalità dei commercianti e dei ristoratori, dei proprietari dei bar e di tutti coloro che lavorano con il food.
Nello stesso parere anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che revocherà infatti l'ordinanza con cui si indicavano alcune strade e piazze che le forze dell'ordine avrebbero potuto chiudere in caso di assembramenti in vista della zona gialla mai approvata. Era stata emessa in vista del rientro della Campania da domani in zona gialla, dichiara il primo cittadino partenopeo. Abbiamo lavorato infatti tutta la mattina al provvedimento per aiutare la ripresa economica ed evitare il rischio assembramenti. Poi è arrivata l'ordinanza dal presidente De Luca che ci mantiene in zona arancione. Tutto ciò denota mancanza di rispetto nei confronti di sindaci, prefetti e forze dell'ordine, cui poi viene chiesto di controllare il territorio. Passiamo anche alla zona casertana, l'ASL ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento della curva epidemiologica in terra di lavoro. Nella giornata di oggi si segnalano 129 nuovi positivi, 2 deceduti e 226 guariti. I tamponi processati sono stati 2.216 per un tasso di positività pari al 5,8%. La città tra tutti i 104 comuni della provincia che fa segnare il maggior numero di attuali positivi a Versa con 432, seguita da Marcianise con 413 e Caserta 326. A fare il punto della situazione. Abbiamo attualmente dall'ultimo bollettino dell'ASL di ieri sera 219 cittadini positivi. Questo è un numero che è in discesa, ricordo a voi tutti che eravamo arrivati a 490 verso la fine di novembre, il 21 di novembre, che è stato il numero più alto che abbiamo toccato come cittadini attualmente positivi, cioè positivi in quel momento, in una determinata giornata. Come avevamo detto, l'applicazione delle misure, ricordo l'applicazione per 3 settimane della zona rossa, dalla metà di novembre fino alla prima settimana di dicembre e poi questo periodo di zona arancione, avrebbe inevitabilmente e fortunatamente portato dei risultati. Al sacrificio delle misure deve corrispondere necessariamente un risultato e così c'è stato, così vediamo che nelle ultime 2 settimane abbiamo una media di soltanto 45 nuovi positivi a settimana, cioè una media di 6,5 al giorno, abbiamo 17 guariti di media invece al giorno e quindi la differenza è che ogni giorno scendiamo di attuali positivi per un numero di 11, così negli ultimi 14 giorni, nelle ultime 2 settimane scendiamo di 150 attuali positivi e ci troviamo con il numero attuale di 219. Papa Francesco ha scelto il nuovo vescovo di Caserta, sarà Monsignor Pietro Lagnese. Secondo in quanto riferito infatti da varie indiscrezioni, questa mattina guiderà lui la diocesi di Caserta. L'anticipazione verrà ufficializzata da Monsignor Tommaso Caputo, l'arcivescovo prelato di Pompei, che ha traghettato fino ad oggi la chiesa casertana dopo la scomparsa improvvisa del vescovo Giovanni Dalise a causa del Covid-19. L'ufficializzazione arriverà in occasione della riunione convocata dal vicario generale Don Gianni Vella con i sacerdoti della diocesi, con la motivazione dello scambio degli auguri natalizi. Parte oggi anche a Caserta, seconda città campana dopo Napoli, la sperimentazione di monopattini elettrici in sharing. In questa prima fase saranno 120 mezzi messi a disposizione da Rebi, l'azienda leader europea della smart mobility, che i cittadini troveranno parcheggiati nelle apposite aree predisposte in tutta la città. Il servizio funziona attraverso l'app scaricabile dal Play Store e dall'Apple Store. Il costo è soltanto di 50 centesimi di euro per lo sblocco e 20 centesimi al minuto. Utilizzare un monopattino è molto semplice, basta quindi scaricare l'app, trovare il monopattino più vicino e leggere il codice QR impresso sul manubrio. Quando l'utente avrà finito la sua corsa dovrà parcheggiare in un'area autorizzata senza intralciare il traffico o i pedoni. I monopattini devono essere utilizzati ovviamente dai maggiorenni nel pieno rispetto del codice della strada. Siamo felici di aver portato questo servizio a Caserta, ha spiegato il sindaco Carlo Marino, perché è perfettamente in linea con quanto stiamo costruendo e programmando in termini di mobilità sostenibile. Il Napoli prepara la sfida contro la Lazio, in programma domenica all'Olimpico alle ore 20:45. Mancheranno Dries Mertens, capitano Insigne, il primo acciaccato e il secondo squalificato.
Il capitano del Napoli infatti ha ricevuto solo una giornata di squalifica e un'ammenda. Gattuso dovrebbe optare per il tridente inedito composto da Politano, Petagna e Lozano. Intanto sono state anche ufficializzate le date per le gare di Coppa Italia e Supercoppa del prossimo gennaio. Coppa Italia al Diego Armando Maradona il 13 gennaio alle ore 17.45 contro l'Empoli, una settimana dopo Supercoppa contro la Juve al Mapei Stadium alle ore 21. A presentare però il match di domani contro la Lazio è proprio il mister Simone Inzaghi. Abbiamo analizzato il cammino della squadra, dichiara, ci manca qualche punto ma sono certo che risponderemo sul campo. La difesa subisce di più ma è un discorso di squadra perché i giocatori sono quelli dell'anno scorso. Spero di recuperare Acerbi, mi ha confidato di sentirsi bene. Sarebbe importantissimo per noi battere il Napoli, c'è spirito di rivalsa. Siamo consapevoli che è poco un solo punto tra Verona e Benevento. Lo Tito non c'è alcun problema con il presidente. Si complica sempre più anche la situazione in casa casertana in vista del match domani pomeriggio allo stadio Pinto contro la Viterbese. In seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore sono infatti emersi ulteriori 3 casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. I 3 tesserati in questione si vanno così ad aggiungere ai 7 già in isolamento fiduciario della scorsa settimana. Una vera e propria emergenza quindi in casa rossoblu che potrebbe portare al rinvio della gara in extremis. A presentare il match intanto è mister Federico Guidi. Momento complicato, affrontiamo un nemico invisibile, il Covid. Vi lascio immaginare la situazione che stiamo vivendo. Parlare di calcio è difficile, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. È stato difficile isolarci, campionato condizionato dal virus. Un conto è avere episodi isolati, un altro avere sempre un focolaio. E ciò diventa una cosa molto più grande. Monumenti ai presidenti e alle società per la gestione di questa situazione. Non si ha la possibilità di intervenire, è un qualcosa di imprevedibile ed è bruttissimo vedere partite vinte a tavolino, partite falsate. Stiamo sfidando un nemico invisibile, il virus, che ti può attaccare in qualsiasi momento. Chi deve decidere lo faccia in fretta e con pieno senso di responsabilità. Aspettiamo ancora un po' prima di diramare l'elenco dei convocati. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata, infatti alle 21.30 una nuova puntata di Hit Parade 91, il solito viaggio nella musica, questa volta però Christmas Edition, quindi anche canzoni di Natale, non solo quelle più ascoltate in questo 2020. Buona serata e a domani con l'informazione di Teleprima.